Buona giornata, benvenuti ad un'altra puntata da parte della redazione sportiva di Streaming Sport, ad un'altra puntata, dicevo, di Restart 26 settembre 2020. Insomma, piano piano ci stiamo avvicinando a questa giornata di partenza dei campionati dalla Serie D alla seconda categoria. E la nostra redazione sta facendovi conoscere squadra per squadra, categoria per categoria, soprattutto eccellenza e promozione, che saranno quelle che seguiremo più dettagliatamente durante il corso della nostra stagione e della vostra stagione agonistica. Si inizierà con moltissima probabilità, pensiamo, a porte chiuse, quindi avremo la possibilità di mostrarvi anche di farvi degli streaming per quanto riguarda le gare in questione. Allora, siamo ritornati nel campionato di eccellenza e siamo ritornati a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto che ha cambiato, se n'è andato il ciclo, il corso di Zoppas, del tecnico Zoppas, che si è accasato al Lia Piave a San Polo di Piave per un'altra stagione, e il Vittorio Veneto ha cambiato un po' il suo assetto, non soltanto tecnico-tattico, ma anche quello societario, perché si dava per arrivare un finanziatore, diciamo così, non è stato, diciamo, accettato, non è stato gradito l'impatto che questo finanziatore aveva, perché da quello che ci risulta si puntava soltanto sulla prima squadra, tralasciando il settore giovanile, che secondo me, anche se non vuol dire nulla, per carità, è una mia opinione, è un errore, e quindi il Vittorio Veneto parte da una società che comunque si è consolidata ulteriormente attorno al suo presidente. E allora andiamo a sentire chi invece non si è mosso, non è nuovo, è il DS, il direttore sportivo Nicola Fornasier, ai nostri microfoni. Eccolo. DS, si lavora, si è lavorato, ci sarà tempo per lavorare fino al 31 ottobre. Parlavamo col mister, insomma, magari qualcosina a centrocampo ancora da completare oppure no? Ma quest'anno il mercato ci dà l'opportunità di lavorare fino a ottobre, per cui siamo vigili nel vedere se c'è l'opportunità di portare qualche pedina che possa comunque aumentare la qualità della squadra. Io penso che siamo abbastanza al completo, probabilmente manca un giocatore, adesso vedremo di scegliere quello giusto. È un nuovo corso, come dicevamo col mister, nuovo mister, nuovo, qualcuno del reparto appunto tecnico e tattico nuovo. Tu sei rimasto per fortuna e insomma il Vittorio riparte ancora. Sì, finisce l'era Zoppas, che è durato comunque qualche anno, è arrivato qui in promozione, quindi ha portato la squadra in eccellenza, l'ha tenuta la categoria, per cui va dati i meriti all'allenatore precedente. Adesso si riparte, allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, e comunque partiamo da una base importante che sono i ragazzi che sono cresciuti qua nel settore giovanile, perché abbiamo ben 15 ragazzi di partenza che chi più giovane, chi meno giovane, comunque sono partiti da Vittorio, e quindi questa è la base importante dove la società comunque crede e vuole crescere e avere più giocatori possibili che abbiano fatto un percorso in questa società qua. Se Agostini avesse avuto 24 anni, avreste fatto i miliardi nella pausa del calciomercato qui. Agostini per noi è forse il giocatore di punta che abbiamo, visto che ha un percorso anche lui importante qui all'interno della società, è cresciuto, la porta la vede, è un giocatore importante per la categoria, ce lo teniamo stretto e speriamo che faccia la differenza anche quest'anno. Che campionato sarà dopo questa pausa Covid? È difficile da dire, non sappiamo ancora quante squadre saremo nel girone, quando si partirà. Già le amichevoli è complicato farle, quindi io vedo nei ragazzi comunque tanta voglia di partire, di lavorare e di poter giocare. Quindi noi aspettiamo di poter giocare il prima possibile e poi vedremo. Con una pausa così lunga,
mi insegnano che forse può essere qualche sorpresa e quindi bisogna essere pronti domenica dopo domenica. Certe restrizioni potrebbero anche far bene a un ambiente che molte volte con qualche giocatore magari si monta la testa pur giocando in prima e seconda categoria, perché per esempio vedere cambiarsi non potendo fare la doccia oppure lasciando le cose fuori, insomma, potrebbe anche far bene, no, a qualcuno. Ma io penso che tutto possa servire per migliorare, ok? Basta capire le situazioni, quelle da cui cogliere le cose positive e da quelle trarne comunque dei benefici. Dove vorresti vederti collocato con il tuo Vittorio Veneto la prossima stagione? La società vuole migliorarsi anno dopo anno, ok? Sia a livello di settore giovanile che a livello di prima squadra. L'anno scorso comunque siamo migliorati rispetto all'anno precedente, quest'anno c'è la volontà e secondo me anche i mezzi per poter fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Allora, buon lavoro. Grazie anche a voi e buon campionato a tutti. Buon campionato a tutti. Quando abbiamo intervistato Fornasier a Vittorio Veneto non era stata data la formazione dei gironi e invece adesso ci sono, e allora eccoli qua a 18, naturalmente 18 squadre. Eccellenza girone B, dove giocherà appunto il Vittorio Veneto, che se la vedrà con Istrana, Calvinoale, Eclisse Careni Pievigina, Spinea, Giorgione, Godigese, Lia Piave, Liventina, Montello, Opitergina, Porto Gruaro, Porto Mansuè, Real Martellago, Robeganese, Fulgor Salzano, San Donà di Piave, Ovari, Union Pro e Vittorio Veneto Falme, che l'unica novità rispetto allo scorso anno è questo dello Scardovari, insomma, che viene inserito in questo girone, il girone B del campionato di eccellenza. E allora andiamo a sentire adesso il nuovo tecnico del calcio Vittorio Veneto Falme, che è Cristiano Graziano, che è arrivato a Vittorio Veneto con tanta voglia di fare. Sentiamolo. Vai. Mister, sembra di essere in montagna, insomma, c'è il venticello, invece siamo a Vittorio Veneto, splendido centro Marco Polo e nuovo corso, chiamiamolo così, di questo Vittorio Veneto, no? Sì, nuovo corso, perché soprattutto c'è un nuovo allenatore, abbiamo qualche ingresso nuovo e quindi per forza nuovo corso. E poi qua, si sta da Dio, abbiamo un centro molto, molto bello dove si può lavorare, il clima essendo un po' alti sembra veramente di essere in montagna per fare il ritiro, quindi stiamo lavorando bene, le strutture ci sono, c'è tutto per far bene. Che è un po' il tuo credo, insomma, lavorare bene e preparare questa prima parte della stagione, no? Certo, è importantissima questa fase qua. Dobbiamo pensare che veniamo da un lungo periodo dove i giocatori da marzo che non si allenano, quindi abbiamo fatto una prima parte dove abbiamo ripreso un po' confidenza con il pallone, abbiamo un po' ripreso a livello fisico un po' di prevenzione e adesso stiamo un po' andando ad aumentare i carichi, ad approfondire un po' anche a livello tattico quello che è, insomma, le idee da mettere poi in campo. Ho portato Flavio Cipriani, che avrà sicuramente qualche statistichina da verificare, da vedere, qualche dato particolare, vero? È un piacere rivederlo. È un piacere, sì, attenzione però adesso. No, è un discorso valido questo, perché già ti fa sorridere in quanto ti presenti al Barison e è un'occasione che riallaccia un trionfo con il Treviso di Coppa. Guarda, la prima volta che ho avuto l'appuntamento col direttore ci siamo visti allo stadio e quando sono entrato in quello stadio è stato un brividino lungo la schiena, perché ho un bellissimo ricordo, è stata la finale di Coppa Veneto che abbiamo vinto ed è stato un peccato non continuare, poi avere continuità di lavoro con alcuni giocatori di quell'anno, però sappiamo tutti com'è andata e purtroppo non c'erano i presupposti per fare bene quell'anno, insomma. Da quel momento 12 mesi di inattività, tra virgolette? No, sì, 12 mesi, ho lavorato per una scuola calcio in Canada, è stata una bellissima esperienza perché ho potuto comunque vedere altre cose, sono andato ad allenare altri allenatori su cosa portare come idee di allenamento, di metodologia, quindi è stata una bellissima esperienza e ho visto anche dei bravi giocatori, delle belle strutture, una voglia di crescere, loro fra 4 anni ci saranno i mondiali anche là, Stati Uniti e Canada, quindi hanno voglia di crescere. Poi ho avuto l'occasione di venire qua a Vittorio, l'ho colta al volo perché proprio ho voglia di continuare un po' quello che mi hanno tolto un po' a Treviso come categoria, perché ce l'eravamo meritati, insomma, sul campo.
Ecco, l'eccellenza, una galassia da scoprire, le tue esperienze a Schio in promozione, poi un percorso giovanile, ancora Treviso, ma ora l'eccellenza deve darti un qualcosa in più. Certo, per me è una categoria nuova e quindi sono molto curioso nel capire un po', anche se comunque sono andato a vedere molte partite l'anno scorso, ho visto un sacco di Serie D, ho visto un sacco di eccellenza, di promozione, quindi mi sono un po' fatto l'idea. E poi il calcio, per quello che posso dire io nel mio piccolo, è un po' uguale in tutte le categorie. In queste categorie qua ci vuole molta intensità, ci vogliono giocatori bravi, perché se non hai giocatori bravi fai fatica poi a vincere le partite, e ci vogliono delle idee messe in campo dove, a seconda delle caratteristiche che hanno i tuoi giocatori, cerchi di metterli, di rendere al meglio per le loro caratteristiche, insomma. Ecco, abbiamo citato il Paolo Barison, uno stadio storico di un grande campione, Paolo Barison, grande cannoniere, ma il Vittorio Veneto nella gestione di Zoppas ha vinto 9 gare, 42 interne, 21 sconfitte. C'è qualcosa da metterci una pezza? Io non posso parlare per le gestioni precedenti, non posso dire nulla. A me piace fare un calcio propositivo, a me piace fare un calcio dove si cerca di vincere con un gol in più rispetto all'avversario, però è chiaro che ci devono essere certi equilibri, ed è chiaro che il nostro campo, quando giochiamo in casa, ma non solo per pubblico, perché magari sai, non so quanto possa fare il Vittorio Veneto di pubblico, ma proprio anche come distanze, riferimenti, giocare in casa deve essere un vantaggio sotto questo punto di vista, e quindi noi vogliamo sfruttare questa cosa del fare dei risultati in casa. Un triennio, 122 gol subiti. Una difesa groviera da modellare, da ricostruire, ma soprattutto da tenere allerta. Sì, ecco, questo ad esempio non lo sapevo. Il calcio è fatto di equilibri, lo abbiamo visto anche nelle partite qua di Champions, non si può pensare solo ad allenare la fase offensiva, bisogna avere un equilibrio in campo, bisogna capire certi meccanismi, ci stiamo allenando tanto su queste cose qua, cercando di migliorare. Ecco, questo dato che tu mi hai detto sicuramente va migliorato, perché poi alla fine le squadre che fanno bene in un campionato sono quelle che beccano meno gol, cioè, le statistiche dicono questo. Dall'audacia del tuo predecessore, la tua squadra, il tuo Vittorio Veneto sarà più calcolatore? No, non è una questione di calcolatore, ripeto, è una questione di andare in campo e avere degli equilibri, sia quando noi attacchiamo, sia quando difendiamo. Dobbiamo attaccare di squadra e difendere di squadra. Io non so cosa facesse Zoppas, noi stiamo lavorando su determinate cose e cercando proprio questo tipo di equilibrio. Ripeto, è giusto sviluppare fase offensiva, ma è giusto anche essere equilibrati in campo. Ecco, partiamo dalla squadra, partendo dal numero 1, 4 under, non hai voluto il portiere esperto, ma c'è questo De Tolfo, il che arriva a Vittorio Veneto dal campo basso, dalla juniore del campo basso, con solamente 3 presenze in campo. Sì, lo stiamo vedendo, stiamo valutando, vorremmo partire con il giovane in porta e dargli un po' di fiducia, anche perché comunque abbiamo visto in questi giorni fisicamente c'è, chiaramente c'è tanto da migliorare, però non è detto, abbiamo quasi 15 under che sono con noi, quindi di soluzioni ne abbiamo anche per magari mettere Moras o altri portieri, quindi stiamo valutando, ci stiamo conoscendo, loro stanno conoscendo me, io sto conoscendo loro, e quindi ecco, poi quando avremo e quando riusciremo a fare anche qualche partita riusciremo a avere un po' anche delle indicazioni migliori. Ecco, difesa imperniata su Bortolotti e Slongo, statura, esperienza, e intorno chi avremo? Abbiamo due giovani interessanti, due 2001 che ho visto molto bene in questa fase di precampionato, e quindi ci danno una soluzione per avere un giovane fuori nella linea difensiva, e chiaramente con i due che possono insegnare molto a questi ragazzi giovani. Parliamo invece dell'attacco. Agostini è rimasto pur essendo attratto da San Polo, da lì a Piave, c'è il velocista Barbon,
c'è lo specialista di calci piazzati, Pedroso. Sono, sì, sono questi più comunque abbiamo anche Otto, che è un ragazzo che era già qua, che secondo me ha molte, molte buone qualità, e abbiamo Davide De Martine, che comunque è rimasto una punta centrale, e stiamo lavorando per cercare di avere certi sincronismi per permettere loro, a seconda anche delle loro caratteristiche, di andare a far male agli altri. Stiamo lavorando tanto sotto questo punto di vista, perché secondo me un allenatore deve cercare di sfruttare le caratteristiche e metterli al meglio per performare. Stiamo cercando di trovare i meccanismi giusti per questi ragazzi. Agostini, sono contento che sia rimasto, perché è un giocatore molto importante per noi. Ecco, l'attacco, come detto, Pedroso, la peculiarità di questo giocatore sono i calci piazzati. Come avrai modo di studiare qualcosa di particolare proprio? Beh, chiaramente ogni squadra ha degli schemi per cercare di prendere di sorpresa gli avversari, però non ci sono solo i calci piazzati. Io a Pedroso chiedo anche tante altre cose, visto la qualità che ha, visto l'esperienza che ha, e quindi sicuramente si studia qualcosa. Anche quando allenavo a Treviso o in tutte le squadre che ho allenato, ho sempre avuto un po' di schemi che per lavorare. Però non è solo quello, non è come nel football americano che entra quello per il calcio di punizione. A Pedroso chiedo tante altre cose che bisogna mettere in campo. Ecco, ecco, delle prime mosse, qual è il reparto che maggiormente convince? Io sono molto contento dietro dei miei difensori, e sono anche molto contento davanti. In mezzo stiamo lavorando, stiamo cercando delle soluzioni adeguate per vedere anche dove piazzare i giovani, perché comunque bisogna far conto anche di questa esigenza qua. Però diciamo che dietro e davanti sono i reparti che più all'inizio mi hanno colpito. In mezzo stiamo lavorando bene per cercare di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. A livello di acrobazia invece la fase offensiva mi sembra un po' carente. Troveremo altre soluzioni, la metteremo più sulla forza, sul contatto, sui tagli, su queste cose qua, insomma. Parliamo di Coppa Italia, interessa o sì, è solamente un percorso introduttivo? No, sempre. Io negli anni che ho allenato e negli anni che ho giocato non ho mai visto nessun giocatore che va in campo e dice no, oggi non voglio vincere, perché c'è. Io penso che tutte le partite sia importante vedere dei progressi, quindi anche per quanto riguarda la Coppa per me è importantissimo. La testimonianza è stata anche a Treviso, ed è importante mettere dentro subito quello che noi stiamo provando e scontrarsi con comunque squadre di categoria uguale, vedi un po' il livello che sei te e dove c'è da andare a parlare. Quindi per me dalla prima partita ufficiale che ci sarà di Coppa è importante esserci ed essere per andare a fare il risultato. Non esiste. La Coppa è una tradizione, Vittorio Veneto. Esatto, ma a prescindere per me è una partita ufficiale, e quindi noi dobbiamo andare in campo con la voglia di fare bene. Chiudiamo con una battuta, questi 122 gol che ha detto, adesso vai in campo. Solo fase difensiva. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. E così abbiamo fatto anche sorridere Graziano, 122 gol subiti nella gestione precedente, insomma va limata qualcosina, come diceva il collega Flavio Cipriani, che ha curato insieme al sottoscritto Mirko Villanova la messa in onda di questo programma, con in regia Luigino Selvestrel. Streaming Sport, Restart 26 settembre 2020, ritorniamo nelle prossime edizioni, buona giornata.